Ciò che sto per dire è molto complicato ed è una dichiarazione sul mio rapporto con la bulimia e l'anoressia. Nella mia vita, la bulimia è legata a periodi di intensa passione, passione di ogni genere, ma soprattutto passione emotiva. La bulimia prende atto del corpo in modo esplicito e violento, lo attacca ma non lo nega. È un atto di disgusto e di bisogno, disgusto e bisogno che riguardano il corpo e le emozioni. La bulimica si sente eccessiva, troppo emotiva, troppo passionale. La sensazione di eccesso viene applicata al corpo. Il corpo assume la colpa, ma non è il problema principale. Chi è bulimica prova un senso di inutilità, un che vada tutto a farsi fottere, tanto vale che mi abbuffi. È un'affermazione azzardata, ma l'impulso della bulimica è più realistico di quello dell'anoressica, perché nonostante il suo orribile nichilismo, si rende conto che non si può sfuggire al corpo. L'anoressica agisce in preda all'assurda illusione di poter sfuggire alla carne e per estensione al dominio delle emozioni. L'estate prima di partire per il collegio fu l'ultima volta in cui ebbi veramente la consapevolezza di essere una creatura umana e in cui ogni tanto mi presi cura di me in quanto tale. Stavo per diventare anoressica, cioè io come mi conoscevo stavo per scomparire, stavo per diventare gli spazi vuoti dello specchio dove una volta c'era il mio corpo, stavo per diventare soltanto una voce bassissima. Non si può ingannare il corpo. Il corpo, per quanto possa sembrare strano a noi intossicatrici, dà una dottrina dualista, è legato al cervello. Quando una persona è a dieta, le accade un fatto semplice e inevitabile: se non mangia abbastanza, i suoi processi mentali cambiano, il cibo diventa un'ossessione. I disturbi dell'alimentazione sono una dipendenza, diventi dipendente da molti effetti. I due più comuni e importanti sono la scarica di adrenalina pura che ti pervade quando sei affamata, sei su di giri, insonne, carica di energia frenetica e instabile, e la grande intensità con cui in un primo momento chi è affetto da un disturbo dell'alimentazione sperimenta il mondo. All'inizio tutto ha un odore e un sapore intenso, le esperienze tattili sono intense, anche la tua motivazione e la tua energia sono intense e focalizzate, il tuo senso di potere è intensissimo, non sai però che ti stai rapidamente assuefacendo. Ecco il problema, come con la droga, più avanti vai, più te ne serve per raggiungere lo sballo. Fingiamo dicendo di disinteresse per il cibo, ma di notte sgusciamo in cucina e nel cono di luce proiettato sul pavimento del frigorifero ci rimpilziamo di stufato freddo, gelato, marmellata, formaggio, ingoiando senza masticare, con l'orecchio al tic-tac echeggiante dell'orologio. Io l'ho fatto, milioni di donne lo hanno fatto, e in molti di noi esiste un vuoto che rode le costole e che non può essere colmato da nessuna quantità di cibo. Abbiamo fame, ma non sappiamo bene di che cosa, sappiamo solo che è fame, quindi mangiamo. Non si può reprimere la reazione del corpo all'inedia, e questo in parte è il motivo per cui certe notti sedevo nel seminterrato del dormitorio, chiusa a chiave in bagno, a guardarmi allo specchio e mi abbuffavo di merendine, di patatine, di qualsiasi porcheria disponibile nei distributori automatici e poi vomitavo. Esiste anche un'altra fame, più grande e spaventosa, e non ero e non sono la sola a percepirla. Si contorce come un verme sotto lo sterno e artiglia la gola. E l'aspetto peggiore, mi vergogno quando una donna, ancora nel pieno della malattia, mi ricorda come si sente meglio dopo aver vomitato. Quando parla della sensazione di liberazione, di conforto, di potere, sia pure illusoria e fugace, di riuscire a vincere la natura, di essere capace di sputare in faccia o piuttosto di vomitare addosso a quel regno materiale. Ricordo quel sollievo, quel potere, mi manca. Fa male da cani, è disgustoso, ma è stato la mia salvaguardia, la mia sicurezza, la mia garanzia, la mia vita per tutti quegli anni. Era un atto in cui avevo la certezza di essere brava. Sapevo che quando ne avessi avuto bisogno ci sarebbe stato. Ecco il guaio, c'è ancora. Mi tenta dopo cena. Dai, sei stressata. Non ti sentiresti meglio? Ti sentiresti meno piena? Tu, su, dai, solo per questa volta. È sempre lì, ogni giorno. Il bagno è proprio in fondo al corridoio, esattamente a 10 passi dalla scrivania. Li ho contati, quei passi. Camminando avanti e indietro certi pomeriggi, 10 passi, 10 piccoli passi. In caso di eterno bisogno, potrei avvicinarmi in 3 falcate.
Tenete presente che le persone affette da un disturbo dell'alimentazione tendono ad essere competitive e intelligenti. Siamo delle perfezioniste incredibili. Spesso eccelliamo negli studi, nello sport e nell'arte, ma siamo anche inclini a ritirarci senza preavviso. Rifiutiamo di andare a scuola, ci ritiriamo, ci licenziamo, piantiamo gli amanti, ci trasferiamo, perdiamo tutti i nostri soldi. Ci stanchiamo di essere straordinarie, anzi, ci stanchiamo di dover apparire straordinarie. Di regola, nessuno di noi ha mai creduto di valere veramente qualcosa. Io mi stancai della sensazione di essere sempre sul palcoscenico, di indossare le vesti di un'altra, di recitare le battute di un'altra. Abbandonai la falsa dell'eccellenza e cercai quella che mi sembrava una strada facile per ottenere il rispetto che desideravo, il vero rispetto, un disturbo dell'alimentazione. In ospedale, come nel resto del mondo, la bulimia è considerata un gradino sotto l'anoressia, sia in termini di gravità che di ammirazione. La bulimia, naturalmente, cade, cede alle tentazioni della carne, mentre l'anoressia è ascetica, è una totale rimozione del portatore del regno materiale. La bulimia ricorda l'epoca endonistica romana dei piaceri e dei banchetti, l'anoressia l'era medievale di mortificazione del corpo e del digiuno volontario. In effetti, in genere, i soggetti bulimici non portano lo stigma di un corpo scheletrico, la loro autotortura è privata, assai più segreta e colpevole della denuncia visibile che le anoressiche in un corpo consumato viene ammirato come emblema della bellezza femminile. Non c'è nulla di femminile, delicato, ammirevole, nel cacciarsi due dita in gola e vomitare. Il rifiuto della carne, tuttavia, non è solo il culmine ovvio di secoli di idee bizzarre sulla fragile natura delle donne, ma anche la realizzazione pratica di certi ideali religiosi e culturali. Ciao a tutti ragazzi, un inizio un po' particolare per quello che è un mezzo video recensione, un mezzo video storia. Vi avevo già un po' avvisati, oggi si parla di disturbi dell'alimentazione, è un discorso che mi è molto caro, di cui non ho mai parlato. Questo canale non è prettamente su questo tipo di temi, ma era molto tempo che volevo parlarvi di questo, come di altre cose che tratterò sicuramente più avanti. Non perché ho una necessità di raccontarmi, ma perché spesso quando mi capita di vedere video su questo genere mi fanno sentire più compresa e sapendo che il mio pubblico è fatto sia di adulti ma anche di persone molto giovani, magari avere un riferimento o comunque sentire un'altra storia può essere di conforto, non dico di aiuto. Io non sono un medico, non sono una psicologa, non sono una psichiatra, quindi non posso darvi questo tipo di aiuto. In ogni caso, prendendo lo spunto dalle frasi che vi ho letto, volevo appunto farvi una piccola recensione di questo libro che si chiama Sprecata ed è l'autobiografia di un'anoressica bulimica di Maria Horbenacker. Libro che praticamente non è quasi più trovabile, a me è stato prestato ed è stata, insomma, appunto un invito a decidermi a fare questo video che da molti anni volevo fare. Perché i disturbi dell'alimentazione sono un qualcosa che, sebbene ha toccato soltanto, diciamo, lievemente la mia vita, fa parte della mia vita. E leggere alcune. Io ho passato metà del tempo a piangere quando leggevo questo libro perché mi sono rivista in tante riflessioni, benché io non abbia un passato da anoressica. E quindi volevo estendere comunque questo discorso sia alla bulimia che all'anoressia, ma anche al disturbo dell'alimentazione incontrollata, detto BAD, che è l'acronimo inglese per definire Binge Eating Disorder, che è molto comune ultimamente ed è un disturbo che ho sviluppato da qualche anno a questa parte. In ogni caso, di che cosa parla questo libro? Questo libro racconta appunto la storia di Maria, che fin dalla più tenera età, perché se non sbaglio aveva 5 anni quando ha iniziato a soffrire di bulimia, ci racconta la sua storia e la sua storia impuntata verso quasi una dichiarazione di suicidio. Ci fa molto pensare e riflettere, soprattutto appunto se siamo coinvolti a livello sentimentale o emotivo da questo genere di storie, perché nonostante ci siano diversi disturbi dell'alimentazione, tutti facciano scaturire in un certo senso alcuni stati emotivi o psicologici uguali. Maria inizia a soffrirne da giovanissima,
riesce a tenerlo nascosto e benché il suo disturbo sia apparentemente dovuto a un perseguire un ideale di magrezza dato dalla moda, in realtà poi insomma possiamo leggere tra le righe che benché la sua ossessione fosse quella di vedersi magra, non poteva essere semplicemente questo. Inizia appunto a soffrire di bulimia da piccolissima ed il passaggio successivo è ovvio che quasi tutte le bulimiche fanno è quello di diventare anoressica perché la bulimia non è sostenibile. Oltre a, come ho detto in un pezzo del video, a essere riconosciuta come quasi una malattia o un disturbo dell'alimentazione di serie B, e anche ha questo aspetto in sé disgustoso, sia che coinvolge l'essere grassi, sia il fatto di cercare una soluzione al fatto che tu non ti sappia controllare. E c'è anche tutta una parte invece medica, perché vomitando giornalmente tutti i pasti che si fanno a lungo andare, oltre a rovinarsi completamente la salute, i primi effetti sono quelli, insomma, di avere problemi cardiaci, vomitare sangue e di fare feci col sangue, provocarsi delle ulcere, provocarsi insomma diversi problemi, quali anche la caduta dei denti, caduta di capelli, veramente tante cose che non sono da sottovalutare, bisognerebbe parlarne, perché appunto là fuori ci possono essere tante persone che non solo pensano che questo può essere un modo per dimagrire, visti anche i molteplici modelli e quanto ultimamente io trovo siamo bersagliati dal perseguire una forma fisica perfetta, allenata, un'alimentazione sana che poi di pari passo va con il continuo bombardamento di alimenti non sani che ci viene fatto attraverso la pubblicità, quindi questo conflitto che viviamo di continuo, a cui tutti magari razionalmente non riescono ad assistere, ma si fanno influenzare. Ci sono video di YouTuber che consigliano che tipi di diete fare o quali tecniche adottare per cercare di mangiare meno, e secondo me quella non è la via giusta, visto che molti di questi consigli sono gli stessi adottati dalle anoressiche stesse. In ogni caso, appunto, dicevo, il passaggio dalla bulimia all'anoressia è quasi ovvio per chi è effettivamente bulimico e quindi non un bulimico occasionale. Questo porta ovviamente a un dimagrimento, porta a una vera ossessione per il cibo, perché per quanto la mente si voglia imporre sul corpo, il corpo ha bisogno di cibo, è quello che ci fa andare avanti, quindi l'assenza di nutrimenti, oltre a portare scompensi e malattie, porta anche un modo di pensare del tutto diverso, porta carenze. Lei a un certo punto nel libro, ormai anoressica da diverso tempo, si ritrova ad andare a casa dei suoi. Si ritrova 2 giorni a casa dei suoi da sola e si ritrova a mangiare nel giro di 2 ore tutto quello che c'è in casa, quindi ad abbuffarsi in una maniera insensata, quasi da dire come hai fatto a far entrare tutta quella roba lì, e subito dopo appunto subentra il senso di colpa e quindi il vomito. Bisogna anche chiarire un po' le malattie quali sono. Ripeto, io non sono un medico, internet sicuramente dà delle spiegazioni migliori, ma la bulimia appunto consiste nel mangiare e vomitare quello che si mangia, mentre l'anoressia è il non mangiare quasi o per niente, e quando capita di avere delle ricadute di fame o comunque appunto avere delle crisi bulimiche, quindi farsi prendere dallo sconforto che intanto anche stando digiune non cambia assolutamente niente, quindi tanto vale abbuffarsi, come ho detto leggendovi una parte del libro all'inizio. Ma poi appunto subentra il senso di colpa sia per l'interruzione di questo ciclo di privazioni e di dominio sul corpo e sulla mente che si è ormai instaurato nella persona, ma anche per il semplice fatto che pensano che anche mangiando una sola volta quello possa essere estremamente dannoso per l'opera che stanno cercando di portare avanti. E quindi vomitano di conseguenza, però l'anoressica non è quella che mangia e vomita, quella è la bulimica. L'anoressica non mangia. Quindi Maria si trova comunque a fare questi exploit,
dove completamente si abbuffa e poi si fa prendere dal senso del co di colpa e vomita, e poi torna a mangiare, poi vomita ancora, e poi dal senso di colpa che sicuramente se i suoi tornano e vedono la dispensa completamente vuota penseranno che lei abbia mangiato tutto e quindi che non stia bene, perciò corre al supermercato per comprare tutto quello che ha mangiato, ma non ricorda assolutamente quello che ha mangiato, talmente era la frenesia di quel momento, e comunque compra della roba e strada facendo per tornare a casa si dimentica completamente di dove abita, quindi vedete quali reazioni poi e quale defaianza il cervello. E quindi cosa fa? Nella disperazione di non sapere neanche come tornare a casa, mangia nuovamente, vomita nuovamente, fino a che poi insomma non riesce comunque ad arrivare a casa. È veramente tragico. Maria fa alcune entrate anche nell'ospedale, ovviamente come paziente soggetta a disturbi dell'alimentazione, psicoterapia anche familiare, cercando di trovare quali potevano essere anche i problemi dei suoi. Alla fine del libro vediamo insomma una madre che sicuramente era anaffettiva e una madre e la famiglia della madre comunque coinvolti con dei disturbi dell'alimentazione, sebbene non dichiarati o non così gravi. Sua madre è una donna che ha sempre mangiato poco, quindi Maria è cresciuta con l'ideale di dover comunque competere magari con la magrezza della madre. Una nonna che in quattro volte che ha visto è riuscita sempre a fargli una battuta, dargli un consiglio riguardo al non mangiare per non diventare grasse, un nonno alcolizzato e un padre un po' iperprotettivo che, avendo peraltro una figlia femmina, si trova anche a dover combattere col fatto che la sua bambina diventi donna. Questa ragazza, tra l'altro, che cerca in tutti i modi di andare a vivere lontano da casa, semplicemente, probabilmente per sfuggire al controllo che un genitore comunque alla fine ha, perché anche quando non vuole vedere, sicuramente se Maria avesse vissuto a casa dei suoi si sarebbero accorti prima dello stato delle cose, e oltretutto ambientata in un college dove c'erano altre ragazze come lei, dove non si faceva altro che parlare di cibo e di non mangiare cibo, salvo alcune persone che erano normali. Ci troviamo in anni, appunto, quali gli anni 80-90, dove forse era ancora più potente di oggi, anche se oggi credo si ricorra a disturbi dell'alimentazione non tanto quanto per seguire un modello di magrezza, quanto per la reazione a problemi di altro tipo. Quindi niente, arriviamo verso poi la fine del libro, senza che vi racconto tanto, perché comunque tutta la storia di questo andirivieni di vomito e di privazione di cibo. Maria, l'ultima volta che si è pesata in ospedale pesava 26 kg, non ho neanche idea di come facesse a camminare e lavorare ancora. E la fine del libro ve l'ho letta appunto nell'ultimo pezzettino, dove dice appunto che in realtà non è guarita, ma si convive con questi problemi per sempre. E nulla, quello che vi volevo dire per quanto mi riguarda è che fin dai 16 anni ho avuto dei leggeri disturbi dell'alimentazione che si sono trasformati nel tempo e continuano a coesistere con me la mia storia, perché è un po' come la depressione, i disturbi dell'alimentazione, avendo sempre un impatto sul piano psicologico, diventano parte di te, o comunque sono una specie di mostro sempre in agguato, quell'amico cattivo che ti dà il cattivo consiglio, una riserva, una soluzione, esattamente come diceva Maria verso gli ultimi pensieri che vi ho letto. Un conforto di sapere che quella è una certezza, una risorsa a cui aggrapparsi per far sì che tutto vada bene, in realtà non va bene assolutamente niente. Io ho iniziato in prima superiore a vomitare, senza un motivo legato al fisico, perché io tra l'altro fine 18 anni fisicamente ero non perfetta, ma portavo la 40, quindi fate voi. Non era quello sicuramente il mio problema. Inizialmente penso sia stata una cosa inconscia che tra l'altro è collegabile alla mia nascita, perché io da bambina, da neonata intendo, quando piangevo mi procuravo conati di vomito. Quando mangiavo e magari piangevo dopo mangiato, vomitavo quello che avevo mangiato. Quindi è una reazione nervosa che io ho sempre avuto. Poi diciamo che nell'età della fanciullezza, quindi asilo elementari, non l'ho più, e medie, non l'ho più fatto fino appunto ad arrivare alle superiori. Vuoi il cambio della scuola, vuoi la pressione delle superiori, vuoi che io quell'anno a dicembre mi dovevo operare un ginocchio, tanto che forse inconsciamente la preoccupazione di questo, perché consciamente non mi sembra
sembrava di averne paura perché il mio obiettivo era solo quello di tornare a giocare a pallavolo, mi ero rotta il legamento crociato anteriore, probabilmente, inconsciamente invece probabilmente mi preoccupava, tanto che mi si bloccò anche il ciclo. Cosa che comunque succede tra i vari problemi delle bulimiche anoressiche, ma non era il mio caso, ecco. Comunque cominciai a vomitare. Poi di pari passo ho avuto la mia prima storia, quella che ho nominato più volte nel video ai mai. E come avete visto da quella storia, essendo stata parecchie volte tradita, mi veniva naturale vomitare ogni volta che avevo crisi di questo tipo, quando litigavo magari con quella che era la mia migliore amica, il brutto voto a scuola, quando avevo un problema, che fosse il fidanzato, l'amico, qualsiasi cosa, ricorrevo al vomito. Il vomito mi svegliava la mattina, quindi mi suonava la sveglia per andare a scuola e la prima cosa che io facevo era andare in bagno a vomitare la bile. Col senno. Cioè, ricordando allora, non sapevo che questo era un disturbo dell'alimentazione, o comunque non sapevo che era un disturbo, non so che cosa pensassi, mi succedeva e basta, e non ero io che mi dovevo preoccupare forse di quello, o di trovarne una spiegazione, ma col senno di poi adesso penso che dovessero essere i miei. Mia mamma forse spesso ha fatto finta di non sentirmi, fin quando poi forse, leggermente preoccupata per quello che io facevo, si arrabbiava la mattina e quindi quando mi urlava dietro che non dovevo vomitare, cosa facevo? Ho imparato a gestire la cosa, uscivo di casa ovviamente senza fare colazione, lei mi accompagnava a scuola, e come io rimanevo da sola davanti a scuola, vomitavo davanti a scuola, il che è una cosa disgustosa perché immaginatevi una ragazzina di 15 anni che vomita da sola senza nessuno tra i bidoni dell'immondizia davanti a scuola in mezzo alla strada, sembra una ragazzina che alle 8 di mattina è ubriaca. E generalmente non è una cosa che amavo fare avendo mangiato, quindi nei periodi di piena in cui io adottavo questo meccanismo per liberarmi, perché per me era un modo di far uscire le sensazioni di malessere che sentivo, ed è effettivamente così, è così che agisce sul cervello e ancora adesso agisce così per me. Io vomito e mi sento bene, va via l'ansia, va via il peso, va via tutto per un tot di tempo. Nei periodi appunto in cui mi capitava di farlo sovente o comunque che non riuscivo, era talmente tanta l'ansia e tutto, cercavo di non mangiare. Quindi io sono passata a volte a perdere 5 kg in una settimana e so che posso farlo ancora se adotto questo sistema, il che è molto pericoloso perché inconsciamente per me questa potrebbe essere anche una riserva per poter perdere peso. Io in questo video sto cercando di essere onestissima perché so che dall'altra parte ci sono persone che magari sono passate o passano queste cose e fanno questi pensieri e soprattutto perché non mi piace prendere in giro nessuno. Non sono mai diventata anoressica perché i miei periodi da bulimica, dove non mi sono mai abbuffata, ma che vomitavo dopo aver dovuto magari mangiare per forza, perché appunto quando c'erano questi periodi qua in cui io non volevo mangiare, i miei si arrabbiavano anche per quello, quindi io mangiavo e poi puntualmente vomitavo. Era una cosa che non potevo controllare, che non volevo controllare, perché era l'unico modo per liberarmi dall'ansia e dal peso e dal tutto quello che era questa cosa. Siccome l'ho fatto a periodi alterni, quindi quando le cose andavano un po' meglio io non lo facevo, quando poi c'erano quei 15-20 giorni in cui mi succedeva qualcosa, quindi la litigata, l'essermi lasciata col fidanzato, l'amica che t'ha tradito, quelle cose lì, rifacevo questo, riproponevo questo spettacolo e poi di nuovo smettevo, perciò non mi sono mai ammalata. No, andavo sottopeso, poi recuperavo magari i chili che avevo perso, ma comunque non ho mai avuto un peso preoccupante da dire chi mi vedeva e mi diceva ma mangi, assolutamente no. E lo stesso in casa, cioè nessuno si è mai preoccupato di questa cosa che io facevo, probabilmente perché la facevo anche da neonata o probabilmente perché a volte i genitori sono anche gli ultimi che vogliono vedere quanto soffri e quindi non sono in grado di aiutarti. Non ne parlai con nessuno, non conoscevo nessuno che faceva la stessa roba. Fino a che non ho avuto 17 anni, dove avevo conosciuto una mia amica che anche lei, nel periodo in cui si era lasciata col ragazzo, faceva questa cosa e mangiava poco, ma insomma, non sapevo assolutamente niente. Cioè, io conoscevo l'anoressia, conoscevo
come malattia, come disturbo alimentare. La prima volta che io ho sentito parlare di bulimia è stata quando hanno fatto il film di Lady Diana e hanno detto che lei forse era bulimica. Non me ne sono mai preoccupata finché non ho capito che in realtà invece era un lieve disturbo dell'alimentazione, una cosa che io ho tenuto sotto controllo, alternando questi periodi, per il semplice fatto che ammalarmi di queste cose qua avrebbe portato preoccupazione in casa ai miei genitori e io non volevo dare fastidio, io non volevo essere un fastidio. Ed è una cosa che mi porto ancora dietro, quindi non volevo essere un fastidio in nessun senso, né ammalandomi né non ammalandomi, ma volevo essere vista allo stesso tempo e avevo bisogno di sfogare il mio dolore e non sapevo come altro sfogarlo. Questo modo di fare mi ha accompagnato per tantissimi anni, fino che io ho studiato, per dirvi, ogni volta che avevo un esame, prima di andare all'esame, io come colazione vomitavo per alleggerirmi dall'ansia. C'è stato un periodo della mia vita quando ho iniziato la mia depressione verso i 21-22 anni, dove era una cosa sistematica Immagino. giornaliera. Fu un'estate dove non volevo fare quello che dovevo fare, dovevo partire per delle ferie e con persone con cui non avevo voglia di partire, dove questo disturbo, che poi in realtà più che chiamarlo disturbo dell'alimentazione, il mio modo di fare in questo senso era più un disturbo di autolesionismo. Aveva preso un pochino di più il sopravvento, ma ho delle foto dell'estate anche successiva, quella che sembro veramente uscita dal film Ragazze interrotte. Ero dimagrita, non in modo preoccupante, ovviamente. Solo i miei amici più intimi, che soprattutto erano amici che frequentavo su internet, sapevano effettivamente come stavo e la combinazione fu di trovare anche altre persone che facevano la stessa cosa che facevo io. Detto questo, insomma, è un atteggiamento che fa parte di me. È un atteggiamento per abbassare la soglia d'ansia, per affrontare i problemi, anche se è tutta un'illusione, perché sto bene solo appunto in quel momento in cui faccio questa cosa e quello subito dopo successivo, e poi tanto il problema rimane. Però è una cosa che, proprio perché non è mai diventata una malattia vera e propria, ho sottovalutato io, ho sottovalutato le persone che mi erano vicino a me, anche perché, come tutti fanno, l'ho nascosto più che potevo, non ho ricevuto nessun tipo d'aiuto in questo senso. L'anno appunto in cui poi dopo tutta la mia vita andò un po' a rotoli, dove mi ammalai effettivamente di depressione, questa era una compagna, il vomitare era un compagno assolutamente a cui ricorrevo nei momenti di maggiore disperazione per appunto stare meglio. Ho chiesto aiuto da sola e questo era il messaggio più importante di questo video, perché vabbè, della depressione e di tutto quello che ne concerne magari ne parlerò in un altro video. Comunque iniziai una terapia dalla psicologa e dallo psichiatra in modo che tutto questo vivere d'ansia e di disperazione fosse comunque un po' attenuato. A parte l'università e qualche piccolo problema, diciamo che non ricorro più frequentemente a questa forma di alleggerimento. Il periodo in cui avevo detto che mi sarei assentata da Facebook, dalle varie pagine, anche dal mio shop di novembre, è stato un periodo tremendo e non vi starò a raccontare che cosa è successo. Comunque, quella settimana lì dove pensavo che insomma tutta la mia vita si sarebbe stravolta un'altra volta, è stato inevitabile cadere subito in questo. Io in quella settimana lì sono riuscita a perdere 4 kg tra il non mangiare e il vomitare come reazione principale. Pur consapevole che insomma questo non avrebbe cambiato niente, ma avendo avuto una depressione, avendo sofferto di ansia, di attacchi di panico, essendo stato questo da sempre, fin da bambina, un modo per liberarmi dell'ansia, io sono una di quelle che se sta male con forme di ansia, attacchi di panico, non convive con questo. Devo liberarmi di questo perché è un in più alquanto già sto male. Detto questo, appunto, negli ultimi anni comunque la situazione va assolutamente meglio, cioè non.
No, se litigo con degli amici o perdo degli amici non ricorro a questo, cioè solo per cose veramente gravi e come magari prima reazione. Non frequento più l'università, quindi diciamo che tutto un po' più leggero forse in parte, ma insomma, non posso dire che è una cosa che non faccio più, perché non la faccio fin quando le cose vanno abbastanza bene. Purtroppo una cosa che è invece subentrata negli ultimi 2 anni. E come vi dicevo prima, il bad, quindi being eating disturber, che ha praticamente le stesse connotazioni della bulimia, ma non prevede la parte del vomito. Quindi ci sono queste crisi di abbuffata per riempire quel vuoto di cui parlava anche Maria nel pezzo che vi ho letto, un vuoto che non si riempie in nessun modo, che noi leggiamo come fame, ma in realtà è una fame, ma non una fame di cibo, e che pensiamo di poter mettere a tacere soltanto mangiando. Difatti sono ingrassata, come potete vedere, come sapete, negli ultimi 2 anni, e purtroppo il fatto di pensare al dimagrire, a rimettermi a dieta, di fare una cosa, di fare un'altra per cercare di ritornare come ero un paio di anni fa, o quantomeno un peso normale che mi permette insomma di mettere dei pantaloni che mi piacciono, eccetera, o di vedermi meglio allo specchio, è abbastanza diventata una questione ossessiva che a periodi alterni mi prende più o meno, no? Nel senso che non sono contenta ovviamente di come sono fisicamente, non vado volentieri al mare o in piscina, però non sono neanche insomma obesa o comunque questa cosa non è fuori dal mio controllo da poter dire domani sarò 100 kg e non riesco a fermarmi, questo assolutamente no. Io vivo a periodi e alterno questi tipi di disturbi a periodi. Le abbuffate mi capitano soprattutto di notte. E questo è dovuto essenzialmente sia dal fatto che orari più regolari di un tempo, ma comunque sia non ho la fretta per dirvi di andare a dormire alle 11 perché domani mattina mi devo svegliare alle 6, quindi spesso magari rimango sveglia e ovviamente mi viene fame, anche perché se non mangio dalle 7 di sera è ovvio che verso le 2, l'una di notte mi venga fame, ma il fatto è che molto spesso non sia fame in realtà, ma sia proprio solo bisogno di riempirsi. Non svuoto il frigorifero, i miei neanche se ne accorgono, però magari vado a mangiare di là qualcosa dal frigo e spesso, cioè, mi sono accorta di soffrire di questo disturbo perché mi è capitato di mangiare cose senza senso, cose anche che io generalmente non mangio, o di fare cose disgustose col cibo, passando da dolce al salato, salse. L'apoteosi per me è stata mangiare i finocchi con il ketchup, due cose che non. E non ne ho parlato con uno psicologo, uno psichiatra, perché insomma sono anche in una fase, secondo me, di evoluzione su questo punto di vista, anche data dai miei studi e non solo dal mio interesse, che parlare con uno psicologo ha un aiuto relativo, nel senso che purtroppo, appunto, è una cosa che gestisco a periodi, non è una cosa assolutamente fuori il mio controllo, e allo stesso tempo è un circolo vizioso perché chi soffre di disturbo, di bad, spesso si imbroglia da solo, perché spesso si dice questa è l'ultima volta che lo faccio, è l'ultima volta che mi abbuffo, e poi in realtà lo fa anche il giorno dopo, si dà delle tempistiche tipo la prossima settimana basta, oppure insomma sono imbrogli che il cervello fa e poi tu continui comunque a ricaderci, magari non appunto tutti i giorni, ma comunque siamo lì. Purtroppo sono tutte sfoghi, diciamo, che la mia psiche ha riguardo a ciò che io non posso controllare della mia vita, perché ci sono cose su cui uno può avere del controllo e può lavorare, ci sono secondo me delle cose che purtroppo per la società in cui viviamo, il tempo storico in cui viviamo, esulano il nostro controllo e ci possiamo fare ben poco, come per esempio può essere anche semplicemente la questione lavorativa e di realizzazione personale, che può portare a questo tipo di sfoghi. Il fatto io di non avere magari un vero lavoro con un contratto, insomma, eccetera, eccetera, e tra l'altro non avere alcuna prospettiva di trovare qualcosa che io davvero ami fare, mi fa sentire poco realizzata. E tutto questo ritorna sempre anche su un certo modello che la società ci ha inculcato di donna che è donna solo se. Il fatto anche di avere l'età che ho e non essere ancora riuscita a poter uscire di casa,
È diventata una paura, un'angoscia, non sono una persona che riesce a buttarsi nelle cose e a volte si fa vincere da queste soluzioni che non sono soluzioni affatto. Quello che era importante per me dirvi è che qualsiasi cosa stiate affrontando, che sia un disturbo dell'alimentazione dovuto al fatto che non vi piace la vostra immagine riflessa allo specchio, piuttosto che sia l'esito di un accumulo di ansie e di sensazioni che non riuscite a gestire, che sono fuori il vostro controllo, che sono troppo per voi e che queste sfocino in una bulimia, in un abbuffarsi, in un non mangiare, in un tagliarsi, in un qualsiasi cosa, compreso anche attacchi di ansia, attacchi di panico, parlatene con qualcuno, parlatene con il vostro medico. Non aspettate che ci sia qualcuno che vi salvi, perché nessuno vi salverà, anche perché quando si entra in questi giochi non si vuole essere salvati in realtà, non ci interessa. Ci sono a volte queste cose arrivano ai punti in cui appunto si desidera la morte, esattamente come ha fatto la protagonista del libro, e a volte ci si va veramente vicini. Non aspettate che i vostri genitori vi dicano mi dispiace, cosa ti succede, vuoi parlarne, hai bisogno d'aiuto, perché spesso i genitori sono gli ultimi che ci possono aiutare, proprio perché non vogliono vedere una sofferenza così tanto grande nei propri figli, perché dà anche un senso di impotenza forse, e anche perché sono degli esseri umani, prima ancora di essere genitori, e non tutti sono capaci. Come non lo sono i vostri amici, di capire qualcosa anche i vostri genitori. Salvatevi da soli se volete salvarvi, e solo un medico può aiutarvi, quindi potete parlarne semplicemente col vostro medico di base. Purtroppo l'assistenza sanitaria riguardo i disturbi dell'alimentazione e della depressione sta diventando una vera vergogna, c'è sempre più bisogno e sempre meno punti di riferimento. Potreste sentirvi rifiutare. E potreste sentirvi rifiutati perché potrebbero dirvi che non c'è posto, non ci sono centri gratuiti, ovviamente pagando solo il ticket, che sono riservati solo a persone che sono molto più gravi di voi, quando magari voi invece in realtà state pensando addirittura anche di suicidarvi. Insistete, magari aggravate anche la situazione, anche se non è vero, o comunque cercate una soluzione. Cercate di uscirne prima che questa cosa, qualsiasi cosa possa essere, domini la vostra vita. Anche il semplice attacco di ansia, ragazzi, veramente, se vi inizia a succedere questo genere di cose qua, cercate aiuto subito, cercate una soluzione medica subito, perché poi queste cose prendono il sopravvento, a volte prendono il dominio della vostra vita, e anche quando voi riprendete la vostra vita in mano e cercate di metterle in una scatola chiusa, queste cose tornano a bussare. È un modo che poi il cervello ha di reagire a determinate situazioni, e non è possibile che finché la vita va tutta bene, tutto sembra a posto, e quando poi vi succede una minima cosa invece queste cose prendano il sopravvento. Dovete riuscire ad avere degli strumenti, avere la razionalizzazione necessaria per riuscire ad arginare queste cose che possono sconvolgere completamente la vostra esistenza. È inutile che vi dico di fare un lavoro spirituale su di voi, di ricerca, meditazione, perché sono tutte cazzate quando uno sta veramente male, non riesce a fare nulla di tutto questo, semplicemente ha bisogno di qualcuno che lo veda, che lo ascolti e che lo aiuti. Quindi non aspettatevi però allo stesso tempo che un medico o uno psicologo possa darvi la soluzione a questi problemi. Spesso uno psicologo vi aiuta a tirar fuori delle cose, a volte vi dà degli strumenti per reagire a determinate situazioni che sentite, a volte vi dà un rimando che vi potrebbe ancora dar più fastidio, rendervi consapevoli di qualcosa che non volevate essere consapevoli. Quindi, nonostante questo, a volte è un lavoro necessario se si soffre ovviamente di questo tipo di disturbi, perché è un rimando che comunque vi aiuta a crescere e quantomeno vi rende consapevoli. Non fate passare queste cose nel silenzio, nascondendovi, qualsiasi siano le cause, anche se al mondo intero possono sembrare delle cavolate il motivo per cui voi lo state facendo, oppure neanche voi lo sapete il motivo per cui lo state facendo, non trascurate l'importanza che hanno invece queste cose. La bulimia e l'anoressia in particolare possono rovinarvi la vita, ma anche il BED. Ora, io non sono un esempio eclatante di un disturbo dell'alimentazione come il BED, nel senso che sì, ogni tanto, come vi ho detto, mi capita di fare delle abbuffate notturne, di mangiare senza controllo, di pensare al cibo in continuazione, di sembrare
sembrarmi di avere sempre fame, di guardare se sono fuori nei piatti degli altri, ma sono comunque soltanto 10 kg in più di quello che dovrei essere e non vado sopra e purtroppo neanche ancora sotto sulla bilancia, ma se mi metto di testa e ho un aiuto vero e proprio e vedo dei risultati, io sono anche capace di, insomma, tenere sotto controllo questa cosa, anche se è una cosa con cui probabilmente litigherò tutta la vita, cioè il mio controllo del peso, per esempio. Però ci sono persone che non hanno il minimo controllo e mangiano, 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 mangiano fino a diventare obesi. L'obesità dà dei problemi, anche questa, a livello di salute molto gravi. C'è un rischio di infarto, ci sono situazioni, non so se avete mai visto i programmi su Real Time di vita al limite, di gente che non esce neanche più di casa perché non è in grado di camminare, arriva a 300 kg. E sebbene in America sia più frequente che magari in Italia, anche qui ci sono persone messe in questo modo. Pensare solo su persone a cui piace mangiare è la cosa più sbagliata che potete fare, anche se non siete voi stessi a provocarvi questa roba. Non sono solo persone che non mangiano, non sono solo persone che vomitano, non sono solo persone che si tagliano, non sono solo persone che mangiano senza ritegno, non sono persone che hanno bisogno di attenzioni. Spesso non abbiamo bisogno di attenzioni noi che abbiamo di questi disturbi, anzi, vogliamo sparire nel silenzio. Non sparite nel silenzio, non fate sparire nessuno nel silenzio, quindi se anche queste cose non coinvolgono voi stessi direttamente, ma qualcuno a voi vicino, aiutatelo a rendersi conto, aiutatelo a chiedere aiuto. È importante andare dai medici e chiedere aiuto, anche se questi dovrebbero vi dovessero proporre delle medicine per aiutarvi. Non abbiate paura. Io conosco molte persone che hanno paura delle medicine, hanno paura di diventare dipendenti da psicofarmaci, perché è ovvio che spesso e sovente questi tipi di disturbi siano tenuti sotto controllo tramite l'utilizzo di ansiolitici e psicofarmaci. Ragazzi, avete già una dipendenza. Se voi non mangiate, se voi vomitate, se voi vi tagliate, se voi mangiate senza controllo, avete già una dipendenza. E tra l'altro i problemi legati al cibo sono le dipendenze peggiori che ci sono, perché per vivere noi abbiamo bisogno di mangiare, quindi non mangiare, un mangiare senza fermarsi, o mangiare e vomitare, quindi fare un processo contrario a quello che natura vuole, è difficile da togliere, non è come un alcolizzato che beve alcolici, quindi sebbene il lavoro sia duro, basta non comprare più alcolici e magari ce la fa tutta la vita. Rendiamoci conto di questo, i disturbi dell'alimentazione sono tra i disturbi più gravi che ci sono, tra le malattie più gravi che ci sono, quindi necessitano dell'aiuto, necessitano dei medici. Ripeto, salvatevi da soli, perché spesso le persone che ci stanno vicino soffrono troppo all'idea di riconoscere quanto stiamo male o di doverci aiutare. Molti non ce la fanno fisicamente, a volte quelli che ci stanno vicino sono più deboli di noi che ci siamo resi conto di avere un problema e vogliamo chiedere aiuto. Chiedere aiuto è il primo passo per guarire, è il primo passo quantomeno per razionalizzare e tenere sotto controllo quello che vi è successo e, ripeto, anche assumere delle medicine. Gli antidepressivi non danno dipendenza, ragazzi. Ne parlerò in un altro video quando vi parlerò di depressione, attacchi d'ansia, attacchi di panico, sempre per quanto riguarda la mia esperienza, che non è quella di un medico. Però, se siete già vittime di una dipendenza o di qualcosa che non riuscite a controllare, nella vostra vita, che sta succedendo al vostro corpo, che vi state causando, forse è meglio trovare una soluzione con una medicina che può far smettere quella cosa incontrollata fino al punto in cui, quantomeno, potete anche togliere la medicina e tornare sereni. Da soli è difficile farcela quando si entra in questo circolo e nessuno si aspetta che degli adolescenti o post-adolescenti, ma anche donne e uomini di 50 anni, da soli possano affrontare questo tipo di problemi, perché è un carico grandissimo che si porta sul cuore e nella testa, e non importa che cos'è che l'ha fatto scaturire. Io odio le persone che giudicano il dolore degli altri. Io posso aver perso tutta la famiglia e quindi essere più giustificata a stare male rispetto a una persona che semplicemente è vittima di bullismo o che non si piace davanti allo specchio o che gli hanno detto una frase sbagliata e quella frase là ossessionata per anni e secoli fino a portarla ad ammalarsi? No, perché la sofferenza di ognuno è rapportata al vissuto di quella persona e quindi
Nessuno deve giustificare il vostro dolore. Tutti i dolori sono importanti, anche quelli che, confronto ad altri, già razionalmente noi stessi sappiamo riconoscere non essere così terribili. Ma se hanno creato un problema, evidentemente è un problema. Non si tratta neanche di essere deboli o forti, si tratta della vita, si tratta di come siamo cresciuti, si tratta del nostro destino anche forse in un certo senso. Non abbiate paura perché nella paura si nascondono queste cose e di queste cose si muore. Quindi per favore chiedete aiuto. E ovviamente non è che io voglia sapere i vostri affari. Né voglio la casella di posta piena di racconti dei vostri problemi, dell'alimentazione, perché io appunto non sono un medico, però spero che questo video vi abbia aiutato semplicemente a sentirvi meno soli con la condivisione di una mia storia e con la storia dell'autrice del libro e che vi spinga a farvi aiutare se avete bisogno di aiuto. E con questo era tutto, video lunghissimo, ciao! Non mi sono divertita a scrivere questo libro. Rendere pubblico ciò che per tutta la vita non ho rivelato a chi mi è più vicino e spesso tenuto nascosto anche a me stessa, non è esattamente la mia idea di divertimento. Non è stato un progetto terapeutico, come molti hanno suggerito. Per questo pago profumatamente la mia terapista. Invece è stato molto difficile. Ho scritto a sussulti, cercando di tradurre un oggetto materiale, un corpo, un insieme di parole, cercando di spiegare più che giustificare, di bilanciare più che accusare. Le parole venivano a mozziconi, a fiotti rapidi e poi lunghe eclissi. Dopo una vita di silenzio parlare diventa difficile. E quando hai parlato trovi un lessico e ampiamente carente, le parole mancano, la forma e il gusto, la temperatura e il peso, fame e freddo, carne e ossa, sono parole comuni. Non posso esprimere come esse abbiano per me un significato diverso rispetto a quello che forse hanno per voi, come ciascuno di esse assume in bocca a me un sapore strano, l'acido amaro della bile, il gusto intenso e metallico del sangue. Vi aspettate una fine, un libro prevederebbe un inizio, una parte centrale e una fine, ma non posso darvi una fine, mi piacerebbe molto, mi piacerebbe raccogliere un bel fiocco, tutte le questioni irrisolte e dire visto, adesso va tutto bene. Ma le questioni irrisolte mi fissano allo specchio, le questioni irrisolte sono il mio corpo, che non perdona e non dimentica, il battito irregolare e svogliato del mio cuore, raggrinzito e avvizzito come una mela che marcisce per terra, le cicatrici sulle braccia, i capelli grigi, le rughe. Il barista amichevole che indovina sorridendo la mia età, 36, sono le vaie e l'utero profondamente addormentati, il sistema immunitario distrutto, le visite settimanali dal medico per l'ennesima infezione all'intestino e l'ennesimo virus, l'ennesimo raffreddore, l'ennesima distruzione, l'ennesima serie di esami, l'ennesima ricetta, l'ennesimo controllo del peso, l'ennesimo mettermi in guardia. Sono le pillole gialle del mattino per scacciare l'ansia che si contorce appena sotto lo sterno, aggrappata alle costole. Le questioni irrisolte sono le giornate cattive. Mio marito che trova una tazza di poltiglia sul tavolo di cucina, cereali che ho preparato e mi sono dimenticata di mangiare. Mio marito che discute con me della cena. No, tesoro, non è il caso di mangiare gallette di riso con la marmellata. Le questioni irrisolte sono gli incubi di avere fame, di annegare, di deserti di ghiaccio, di risvegliarsi di soprassalto scosso dai brividi, madida di sudore freddo. Sono le stosse davanti allo specchio, le dita che leggono ansiose il corpo come se fosse Braille, come se una certa disposizione delle ossa potesse dare parole o senso alla mia vita. Il protendersi disperato delle sabbie mobili dell'ossessione, l'aggrapparmi un po' più in là per poi ricadere, l'ambiguità espressa dal miglioramento della la meta immaginaria della salute. Te ne rendi conto solo dopo, capisci di essere stata essenzialmente morta solo quando cominci a ritornare alla vita. Il congelamento non fa male finché non cominci a sgelare. Prima è intorpidimento, poi una scarica di dolore ti lacera il corpo e allora ogni inverno fa male. Ed allora ogni stagione è l'inverno e mi fa ancora male. Nel febbraio del 93 mi hanno dato una settimana di vita. Passarono 4 anni. L'11 marzo del 97 sono viva. Adesso non vi farò una rivelazione sorprendente. Niente tunnel di luce delle esperienze di quasi morte, niente sedute rivelatorie e lacrimo mevoli di psichiatria, niente felici riunioni familiari, nessuna
apparizione del dottor Cristo, nessun cavaliere entrerà nella vita al galoppo su un cavallo bianco. Sono viva per motivi banali. Sto meglio. La spavalderia che, come tratto del carattere estremamente utile nell'annientamento del proprio corpo e della propria individualità, è anche molto utile in altre attività, per esempio vivere. Il mio disturbo dell'alimentazione non guarì. L'attimo che mi spinsi, o piuttosto fui spinta su una sedia a rotelle con la flebo nel braccio, la testa ciondolante, il cuore che mi sussultava in petto nel reparto di disturbi dell'alimentazione in quel freddissimo 18 febbraio del 93. Non è giunto neppure durante i 3 mesi trascorsi lì, né durante gli anni passati da allora. In questo momento sto mangiando cereali secchi perché andare a comprare latte mi sembra troppo complicato. Non è guarito, non guarirà, né è cambiato e neanch'io. Peso esattamente il doppio di allora, il che significa che sono ancora sottopeso, ma significa anche che nel cestino di questi ultimi 4 anni ho fatto qualcosa di giusto. Sono 7,5 cm più alta di allora e ciò forse significa che il corpo si leva alto verso la luce come una pianta in cerca di sole. Sono classificata come asse U1, disturbo bipolare 2 con manifestazioni atipiche, ciclottimica, ipomaniacale, disturbo dell'alimentazione non altrimenti specificato, asse 2, disturbo borderline della personalità, che essenzialmente non significa nulla, sulle braccia cicatrici del 93, che prima da allora non c'erano. Questo significa che insieme al corpo tornava in vita anche una certa sofferenza e io in silenzio l'ho incisa nella mia pelle. Significa anche che in casa non ci sono rasoi, sono sposata, il che significa molte cose, compreso che non solo il fatto che ho imparato qualcosa sull'amore e sulla pazienza e sulla fiducia, significa anche che ho la responsabilità di rimanere qui sulla terra, in cucina, nel letto, senza scivolare ancora una volta lentamente attraverso lo specchio. E so discretamente, non userò parole come bene o guarito o benone, ho imparato molto tempo a stare discretamente e discretamente mi piace molto. È come il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, potrei scegliere l'una o l'altra alternativa. È un luogo dove sono possibili sia la speranza che la disperazione. Sperare che sarà sempre più facile, come è accaduto negli ultimi anni, o disperarmi per la snervante concentrazione necessaria per restare in equilibrio, disperarmi perché quando morirò giovane, disperarmi di non poter essere normale, sguazzare negli aspetti fallimentari della mia vita, bla bla bla, sono stufa di disperazione. Ha un'aria di fotomodella apatica, denutrita e ubriaca ed è estremamente uguale a tutte le altre modelle languide e malaticce. Scusatemi se sono allegra, ma la disperazione è terribile, terribilmente monotona. Perciò a un certo punto credo di essermi stufata di essere così monotona. Ecco che cosa è successo. Sono entrata in ospedale e ci sono rimasta per moltissimo tempo. Uscita dall'ospedale mi sono gettata nella vita con i pochi strumenti che avevo. Ho fatto un gran casino e ho rotto una quantità di cose. Ho imparato a stare più attenta. Ho lavorato, ho trovato degli amici, ho avuto una relazione amorosa disastrosa, mi sono trasferita in un appartamento in un bel pezzo di città e ho preso un gatto. Ho imparato che per vivere le piante hanno bisogno di acqua, che una ragazza non può vivere di soli cereali, anche se su questo ho ancora dei dubbi, che gli amici sono una buona fonte di cibo e di forza d'animo quando una non ha ancora imparato bene a cucinare e a vivere da sola, che niente nell'alcol, nell'amore, nel sesso, nel lavoro, nel continuo spostarsi da uno stato all'altro può far scomparire il passato, solo il tempo e la pazienza guariscono. Ho imparato che tagliarsi le braccia nel tentativo di far uscire la sofferenza dall'interno, dall'anima alla pelle è inutile, che la morte è una scappatoia vigliacca. Ho provato tutto questo, mi sono rapata nel novembre del 94, ho tentato il suicidio, mi hanno dato 40 punti sul braccio sinistro facendomi un male cane e ho deciso che ne avevo abbastanza. Ho scritto, pubblicato e letto, fatto ricerche, insegnato e di tanto in tanto sono tornata a scuola. Ho bevuto molto caffè, fatto molti sogni veramente macabri, ho giocato a Trivial Pursuit, ho fatto psicoterapia e mi sono ritrovata profondamente assorbita nella vita. Un po' alla volta ho imparato semplicemente ad affrontarla.